Che emozione! Ieri ho visto una marmotta, non ne avevo mai vista una dal vero. Guarda, Daniela, qui incontri del genere sono pressoché all'ordine del giorno, anzi più volte al giorno. Perché spieghiamo ai nostri telespettatori, siamo a ridosso del parco naturale protetto dell'Argentera. Pensate, è il più grande del Piemonte ed è proprio in questa natura incontaminata che sgorga pura l'acqua Sant'Anna. Una sorgente a 1503 metri d'altezza dove non c'è inquinamento ambientale. Ecco perché nell'acqua Sant'Anna non ci sono nitriti. Ma è vero, è scritto sull'etichetta. Brava, sempre leggere le etichette. Ma perché c'è il faccino di questo bel neonato? Perché per la sua purezza e leggerezza l'acqua Sant'Anna è indicata per l'alimentazione dei neonati, conformemente all'autorizzazione ricevuta dal Ministero della Sanità. Attenzione, E anche un contenuto bassissimo di sodio. Sì, è l'ideale per chi ha problemi di ritenzione idrica, di ipertensione e di diabete. Anche la durezza è importante perché più un'acqua è dura, più è pesante, quindi è poco digeribile. Infatti l'etichetta riporta 3,2 di durezza e 39 di residuo fisso. Allora, amici telespettatori, avete capito quanto è leggera e digeribile acqua Sant'Anna? Ecco perché è altamente diuretica. Basta berla per accorgersene. Vuoi vedere la differenza con le altre acque? Allora collegati al sito internet e richiedi il test fai da te. Farlo è semplicissimo. In questo bicchiere c'è acqua Sant'Anna, in quest'altro un'acqua minerale qualsiasi. Prendo due strisce reagenti, le immergo in ognuno dei bicchieri per pochi secondi. Guardate, Sant'Anna è leggera, è digeribilissima e mantiene il colore originale. Quest'altra è pesante e la striscia diventa rossa. A volte la pubblicità non viene presa sul serio, peccato. Comunque per credere in Sant'Anna non occorre spendere molte parole. Basta un gesto molto semplice, leggere l'etichetta. Acqua minerale Sant'Anna di Vinadio. Se la provi, ci credi.